Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Firerush. Io sono Glacial Sphere e in questa puntata esploreremo l'ultima città di Sinnoh, Arenipoli. Andremo a sfidare Corrado, capopalestra di Arenipoli di tipo elettro, come ben sapete, e affronteremo anche un altro evento, oltre ad affrontare una marea di allenatori. Questa puntata sarà combattimenti su combattimenti, un combattimento dietro l'altro, anche contro personaggi che magari non vi aspettate. Detto ciò, quindi direi di non indugiare oltre, ricordarvi di lasciare un bel mi piace al video, di commentare, fatemi sapere cosa ne pensate voi di Corrado, Arenipoli, tutti gli altri personaggi che incontreremo e in generale di questo videogioco Pokémon Firerush. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, ovviamente condividete questo video a tutte le persone, a tutti i vostri amici che potrebbero essere interessati a trovare un gioco di questo tipo, dato che io sto facendo una guida completa in cui vi faccio vedere dove ottenere tutti i leggendari, tutti gli strumenti più importanti, quasi tutti i Pokémon praticamente, perché sto facendo un Living Dex, se non ve lo ricordaste. Sto cercando di fare il Living Dex in Pokémon Firerush, in cui è possibile trovare tutti i Pokémon da Kanto fino ad Alola. Quindi davvero un'avventura lunghissima che mi sta dando anche parecchie soddisfazioni. Detto ciò, iniziamo a esplorare Arenipoli. Salve. Volkner sarebbe, non Volker, credo. Offen gets bored, si annoia spesso. Occasionalmente, qualche volta, causa dei blackout, praticamente, dai suoi esperimenti nella palestra. Bravo, bravo Volkner, bravo Corrado. Ok, va bene, questo parlava di Gallade e del fatto che appunto qui ci sia un negozio di pietre evolutive. Qui potete trovare tutte le pietre evolutive di cui avete bisogno. Ci sono pietra focaia, pietra idrica, pietra tuono, pietra foglia, pietra lunare. Ma anche, se parlate a questo tizio qui, avete un botto di altra roba. Pietra solare, shiny stone, che sarebbe la pietra brillo, se non sbaglio, pietra brillio, pietra brillo. Dark stone, che è nero pietra. Dawn stone, che è pietra albore. E Einstone, pietra, non so come venga tradotta in italiano perché non mi sembra che l'abbia mai trovata nei giochi Pokémon che ho giocato, la Ice Stone. Comunque questa vi serve per far evolvere per esempio Eevee in Glaceon, anche se non l'abbiamo già catturato. Vedete che abbiamo raggiunto il massimo di soldi? Quindi a questo punto ragazzi direi di spenderli un po' questi soldi per comprare, magari andando nel Pokémon Market, roba che ci serve, altrimenti non ne guadagneremo più. Forse per quello che Barry non ci ha pagato quei 10.000, perché non possiamo più guadagnarne. Può darsi. A questo punto facciamo un po' di scorte di oggetti che possono esserci utili, come qualche pozione per curarci alla fine, dato che stiamo tra l'altro arrivando alla fine di Sinnoh. Tra poco inizieremo Unima, quindi voi che avete la quinta generazione come generazione preferita, fatevi sentire nei commenti, fate sentire il vostro calore per l'inizio appunto dell'avventura su Unima. Ecco qua. Poi compriamo magari qualche full restore che non fa mai male. Tanto abbiamo soldi a manetta, ragazzi, dobbiamo spenderli. Qualche revive, questo sì che ci interessa. Ecco qua, revive prendiamone, che eravamo sempre un po' a secco, eh. Vai, tac. E qualche full heal. Prendiamone ancora un po'. Poi i repellenti dobbiamo averne, sì, ne abbiamo già 20. Sono più che sufficienti. Ok, qui sopra troviamo quella che dovrebbe essere, se le avete prese tutte, l'ultima lastra. La lastra di tipo elettro. Andiamo a vedere qui nella borsa. Allora, io dovrei aver messo le lastre dopo gli incensi, più o meno. Eccole qua, tutte quelle lastre. A questo punto possiamo prendere le altre. Beh, le farò fuori parte. Devo ancora ordinare alcuni strumenti che ho preso qui nella borsa. Da qui in poi sono tutti disordinati, sono quelli che ho preso nelle ultime parti. Mentre le pozioni, già che ci sono, me le metto dove voglio che siano, ovvero qui. Ecco fatto. Così abbiamo tutti gli strumenti curativi belli e ordinati. Allora, poi continuiamo ad esplorare la città di Arenipoli. Salve vecchietto. Volkner ha perso la sua motivazione, ovvero Corrado ha perso la sua motivazione. Lo conosco da quando ero ragazzino. È frustrante vederlo così. Mi spiace. Salve Guido. Il capo palestra è da qualche parte in città ora, quindi non possiamo ancora entrare in palestra, dovremo cercarlo ovviamente. Andiamo da questa parte.
Possiamo andare qui sopra? Beh, vediamo, andiamoci. Salve. Ah, sono così imbarazzata. Ho perso le mie chiavi. Mi spiace. È un problema quello. Playing a game, don't bother me. Sta giocando, non rompiamogli le balle. E ha anche ragione, voglio dire. Andiamo di qui allora. Sunny Shore City, Arenipoli. Completamente energizzata dal sole. But, not as big, ok, la torre che c'è qui ad Arenipoli è simile a quella che c'è anche a Johto, penso parli del faro ovviamente, però non è così grande. Volkner, infatti vedete che era scritto male, è Volkner, non Volker, Volkner, e Flint, ovvero Vulcano, dei Super 4, sono ottimi amici. Ho sentito che Volkner pensa di sfidare i Super 4 molto presto. Cosa che faremo anche noi, tecnicamente. Qui si può andare a prendere uno strumento, che è giustamente una pietra tuono, e eccoli di sotto, guardate gli amici, gli amiconi, Corrado e Vulcano, guardateli lì. Ok, con te abbiamo già parlato. I'm about to leave and look for treasure. Sta per partire e cercare dei tesori. Va bene, caro il mio cintura nera Buck. Immagino che sia un allenatore che si trova anche nell'anime, no? Il buon Buck. Direi di andare di Acrobatics. Solar Beam, ok, inizia a caricarsi, ma non avrà la possibilità di tirarlo perché noi con lacerazione lo abbattiamo. Poi Claydol. Mandiamo in campo Weasel, vediamo se riesce a batterlo. Vediamo se Weasel riesce a battere un Claydol. Ho i miei dubbi, sinceramente. Però vediamo. Non credo proprio. Vediamo, andiamo di Aquatail. Vediamo se riesce a resistere ad un colpo. Attenzione, ci aumenta la difesa speciale completamente a caso perché il nostro attacco è fisico. Gli facciamo pure un brutto colpo. Lo mandiamo a casa e saliamo a livello 50. Bella lì, Weasel, bravo. Non ti puoi evolvere però, mi spiace, è la regola. Che allenatore davvero forte. Ti meriti questo. Ci dà la Power Belt e la Power Band. Niente male. Tu sta per partire per la Lega di Sinnoh. Presto, non è ancora il momento. Ok, bisogna trovare il modo ora di andare in basso. Salve vecchietto. Questo ponte è famoso. Non ci sono molti posti ad avere un ponte così complesso. Effettivamente è abbastanza complesso questo ponte. Parecchio. Si dirama per tutta la città. Però possiamo arrivare qui. Tu sei un allenatore? No? Sì. Il mio uccello può volare, quindi. Cosa vuoi? Scusa, non ti ho detto nulla. Scar, giustamente, Scarmory. Ed arrivati qui, ragazzi, dovremo sfidare Vulcano. Vulcano ha, come ben sapete, un Infernape, quindi direi di andare con il nostro Gliscor. Direi che non sarebbe per niente male. Salve, Corrado. Va, non disturbarmi. Salve, Vulcano, che in inglese è Flint. Sembri davvero un allenatore forte. Sei qui per sfidare Volkner, ovvero Corrado? The guy slipped into a funk. A funk. No one gives him a challenge anymore. And Volker is about ready to quit and fight the Elite Four. Praticamente, Volker è talmente tanto annoiato. Non c'è nessuno che venga a dargli una vera e propria sfida che sta per lasciare tutto e andare a sfidare i Super 4 della Lega. Probabilmente per diventare campione o non so io. Perché non combatti me? Potrebbe ispirare il mio amico a dargli un'altra possibilità alla palestra. Comunque, sono Flint, un membro dei Super 4. Che cosa dici, vuoi combattere? Assolutamente sì, Flint. Eccolo lì. E manda in campo giustamente Infernape, a livello 55 alla faccia. Andiamo di Earthquake. Ok, Zuffa non ci fa molto danno e si diminuisce la difesa e la difesa speciale. Questo vuol dire che lo polverizziamo con terremoto, già le sue difese non sono molto alte. E ci prendiamo un bel po' di punti esperienza. That's the stuff. Assolutamente sì. Che grandissima battaglia. Cosa ne pensi, Faulkner? Dai, dai una chance al ragazzo. Ah, suppongo che lo farò. Incontrami alla palestra. Ok, abbiamo quindi. Siamo quindi riusciti a ridare un po' di vitalità al povero Corrado e direi a questo punto di andare in palestra. Vediamo se si sblocca subito
oppure se dobbiamo magari entrare e uscire da un edificio per ricaricare l'area. Ok, no, si sblocca subito, perfetto, top. Entriamo. E andiamo a sfidare, tra l'altro è bellissimo che sia simile alla centrale elettrica di Pokémon Rosso Fuoco. Adoro. Adoro davvero. Lonnie, chiamare in campo Raichu. Ecco, in questa palestra ovviamente i mattatori saranno Gliscor e Torterra, ovviamente, con terremoto. Bella lì. Ho dato il condivido esperienza a Buizel, così che possa salire di livello anche se non fa quasi nulla. Vai, terremoto di nuovo. E anche Luxio ce ne va. Anzi, se ne va. Ed infine un altro Luxio, ok. Che prova a diminuirci l'attacco, ma noi non abbocchiamo, abbiamo l'abilità giusta. Perfetto. Shredded. Niente, Buizel continuerà a provare a evolversi, ma non lo faremo mai evolvere. Andiamo a sfidare anche quest'altro allenatore della palestra di Corrado, qui ad Arenipoli. Ed è Jerry. Ditemi che c'è anche Tom, per favore. Ditemi che c'è anche Tom in questa palestra. Così da fare Tom e Jerry. Terremoto. Purtroppo ha vigore questo Magnemite infame. Ci fa Flash Cannon che ci fa anche parecchio male. Che merda. Andiamo di allora lacerazione. Poi chi hai? Luxio. Vai, cambiamo Torterra. So che certe volte dico Luxio e altre volte Luxio, ma perché mi sembrano entrambe delle buone, cioè entrambe delle pronunce corrette per quel nome. So che ce ne sarà sicuramente solamente una giusta. Però a me sembrano entrambe possibili. Vai, altro Luxio o Laxio, che dir si voglia. Se volete potete scrivermi nei commenti qual è la pronuncia corretta. Laxio con la A o Luxio con la O? Luxio si rifà un po' più al termine latino, Lux Lucis, credo. E Laxio invece si rifà, penso, un po' di più all'inglese. Ok, andiamo a sfidare loro due. Con le lotte in doppio, con Gliscor e Torterra, siamo dei piallatori praticamente. Siamo letteralmente dei piallatori. Andiamo di terremoto e terremoto. Tanto, appunto, Torterra non prende danno, mentre Gliscor, cioè, Torterra non prende danno, Gliscor proprio non riceve il colpo perché è di tipo volante. Quindi, buonanotte. Ecco, se, ok, loro non ma. Sarebbe stato bello se avessero mandato in campo dei Pokémon si fossero presi il danno di terremoto di Torterra. Vai, terremoto e terremoto. Ok, Gliscor non riceve appunto nessun danno. Magneton rimane in vita con vigore, ma sarebbe una soddisfazione grandissima se ora, appunto, Gliscor lo buttasse giù. Vigore il culo proprio, muore in un turno. Ok, mandano di nuovo Pikachu Pikachu. Vai, terremoto su tutti. E sì, la lotta in doppio qua diventano davvero. Cioè, siamo davvero dei piallatori. Cioè, distruggiamo tutto quello che troviamo davanti. E sì, ho preso un botto di esperienza. Sì, via. Buizel ovviamente vorrebbe provare a evolversi, ma no, mai nella vita. Ok, abbiamo battuto tutti gli allenatori che ci sono qui. Ce ne saranno altri qui sopra, immagino, sì. Altra sfida in doppio prima di arrivare da Volkner. Zachary e Destiny. No, peccato, niente Tom. O forse era uno dei primi due. Oh, Electabuzz ed Electabuzz. Dite che riusciamo a tirar giù con un solo terremoto, entrambi? Vai, terremoto e terremoto. Low kick, va bene. Altro low kick, va bene. Ah, di pochissimo uno non è riuscito a tirarlo giù. Ok, lì è proprio questione di roll alto e roll basso, probabilmente. Ok. Tirati giù entrambi. Ora mandano Magneton e Raichu. Qua stiamo per finire i terremoti, tra l'altro. Quick attack su Torterra e fortunatamente non ci ammazza. Però lo ammazziamo noi con il nostro terremoto. Vabbè, capita. Gliscor talmente accecato dall'odio che ammazza tutti, pure Torterra, pure i suoi alleati. Niente, muore pure lui. È stata un'ecatombe questa battaglia. Allora, direi di mandare Staraptor
con un bel attacco rapido. E Infernape per fargli prendere un po' di esperienza, che non fa mai male. Vai, attacco rapido. E poi, vabbè, Flame Wheel, ma non importa. Perfetto. Acrobatics, davvero? E acrobazia? E acrobazia? Infernape con acrobazia? Beh, Infernape con acrobazia, riflettiamoci. In realtà volante è super efficace su lotta e erba. Su erba abbiamo già gli attacchi di tipo fuoco, che non è che non è che appunto manchino a Infernape. Mentre però potrebbe essere una buona mossa contro i Pokémon di tipo lotta. Perché contro i Pokémon di tipo lotta effettivamente noi non abbiamo nessun attacco di tipo psico e contiamo solamente su Staraptor. Anche se contiamo anche in realtà già su Gliscor. Abbiamo già Gliscor e Staraptor, quindi direi che Acrobatics non gliela insegniamo. Omen. Ok. Altra possibile evoluzione. A questo punto però andiamo a darci un'occhiata ai Pokémon che sono stati comunque provati da queste ardue battaglie contro gli allenatori della palestra di Corrado. Ecco qua, usciamo di qui, andiamo a darci una bella curata e poi tiriamo dritti su Corrado. Proprio gli daremo una bella scossa, è proprio il caso di dirlo. Qui ci vorrebbe Carlo Conti. Scossa? Va bene. Dai, dai, anche se per lui non andrà molto bene la scossa che riceverà. Tra l'altro siamo ancora in realtà a metà video, cioè non abbiamo forse ancora raggiunto metà video per quello che voglio fare in questa parte. Ce ne sarà ancora un bel po' da fare, ragazzi, eh? Vedrete, vedrete. Vedrete. Dai. Eccoci qui. Lo sfideremo direttamente con Gliscor, che è bello veloce. Di qua c'è qualcosa? No, c'è niente. Pensavo ci fosse uno strumento nascosto, qualcosa di incredibile, invece no. Faulkner, o meglio Corrado. Beh, sembra avere del potenziale. Non deludermi, ok? Ma non ti deluderò. Tac, tac, e chi posso mandare ancora? Direi Infernape. Vai, conferma. Eccolo qui, Corrado. Con un solo Pokémon? Qualcosa mi dice che allora questa sfida sarà fasulla, o sarà interrotta in qualche modo. Tra l'altro con un Pokémon a livello 45, abbastanza bassino, eh? Ma ti viene disintegrato. Addio Luxray, comunque Pokémon bellissimo Luxray. L'hai sentito? Cosa ho sentito che stavi perdendo come un'infamella? Qualcuno sta facendo casino nella torre di Arenipoli, che sarebbe il faro di Arenipoli. Possiamo riprendere la battaglia più tardi, dopo che capiamo cosa sta succedendo. Ok, quindi dobbiamo andare al faro. Anche se durante la mia prima esplorazione non mi era sembrato di vedere il faro. Vediamo se lo troviamo, eh. Vediamo, vediamo, vediamo. Di qua forse nope, di qua non c'è. Ah, ma magari erano dove erano loro, dove erano Corrado e Vulcano. Era questo? Infatti. Eccolo qua, Sunshot Tower, andiamo. E guardate chi c'è. Chi se non loro a fare casino, come sempre. Come ci ha trovato il moccioso? Ah, questa volta... Maybe the town felt the power surge. Magari la città ha sentito il risucchio dell'energia, l'assorbimento di energia. Ma non importa ora. Sbarazziamoci di lui. Anzi, di loro. Penso intenda me e i nostri Pokémon, oppure me e Corrado. Boh, non lo so. Ok, Sivyper contro Gliscor. Ora possiamo tranquillamente affrontare il Team Rocket anche con i Pokémon di Sinnoh. Ormai abbiamo i livelli giusti. Più che giusti, anzi. Carnivine. Cambiamo e mandiamo Staraptor, che deve prendersi un po' di punti esperienza. Stavo per mandare Infernape, ma ho visto che Staraptor appunto ha bisogno di un livellino, quindi glielo facciamo fare contro Carnivine. Andiamo di Brave Bird, dovrebbe essere super efficace. Addio Carnivine. Ecco qua, sì, si prende un po' di contraccolpo, ma non è un problema. Poi Yanmega, lasciamo Staraptor. E contro Yanmega andiamo ancora di Brave Bird. Eroico Staraptor, eroico, che sacrifica la sua stessa vita per sconfiggere i Pokémon del Team Rocket. Contro Wobbuffet manderei... Wobbuffet è sempre un casino, mandiamo Torterra.
Ma è sempre un casino perché ha contrattacco e se non sbaglio Magivelo o quell'altra mossa che comunque contrattacca anche gli attacchi speciali. Quindi o lo shotti oppure ho un problema. Se adesso fa contrattacco mi shotta. No, Mirror Quote. Ok, fortunatamente non ci ha uccisi. Non ha fatto contrattacco. Mime Junior. Vabbè, Mime Junior, poverino, è la vittima sacrificale di una squadra sgangherata, cioè. Addio Mime Junior. Ok, Buizel sale di livello con l'esperienza di Mime Junior, fantastico. Ci prendiamo un po' di soldi, impediamo a Buizel di evolvere e mandiamo via il Team Rocket. Qui troviamo un Life Orb, ma sempre utile se lo volete. E torniamo ad Arenipoli. Allora, proviamo ad andare in palestra ora. No, non possiamo andare da qui, da qui. C'è Guido. Sfortunatamente la palestra è stata danneggiata quando il faro è stato attaccato. Ci verrà un po' di tempo affinché verrà sistemata. Quindi, cosa c'è da fare nel mentre? Mentre appunto la palestra di Arenipoli viene sistemata da appunto questo blackout che c'è stato, l'attacco al faro, eccetera, eccetera. Andiamo nel centro Pokémon. E l'infermiera Joy ci dice: scusami, sei tu Glacial? Potresti venire qui un secondo? Ho ricevuto una chiamata da una ragazza di nome Dawn, che sarebbe Lucinda, che ti stava cercando. Ha detto di incontrarla alla riva del Lago Valore, appena puoi. Ok, intanto curami Schiava e poi andiamo alla riva del Lago Valore. Ok. Volo. Io ho detto, ragazzi, che non era manco metà, eravamo solamente a metà dell'episodio. Il problema della riva del Lago Valore è che è lì e non possiamo volarci, vedete? Quindi dobbiamo andarci a piedi. Andiamoci da qui. O meglio, a piedi. Direi direttamente in bicicletta. Allora, tac, bicicletta. Ecco fatto, così siamo pure più veloci. Via, via, così. Passiamo per la spiaggia, dovremmo essere lì in un batter d'occhio. Ecco qui. Ci siamo. Riva del Lago Valore. E guardate chi c'è qui. Un altro avversario a sorpresa. Lei userà Hippowdon. Vediamo se riusciamo a tirarlo giù con Buizel. Vai. Tra l'altro avevo sempre pensato che fosse un uomo, Terry. Non avevo mai pensato fosse una donna, non so per quale motivo. Comunque Berta, che sarebbe Terry. Ah, un allenatore che punta ad essere un maestro di Pokémon, giusto? Come lo so? Ma l'osservazione è tutto, mio caro. Permettimi di dimostrartelo. Ok, ce lo dimostrerai perdendo questa sfida? Terry, dei Super 4, che manda in campo Hippowdon. Che mette che è subito una tempesta di sabbia, noi andiamo di Aqua Tail. Bella la difesa di Hippowdon, eh? Forte. Tra l'altro, appunto, queste mosse mettono sempre il secondo stadio. Mettono sempre il secondo effetto, scusatemi. E questo è un casino perché adesso abbiamo pure l'attacco droppato. Mi sa che qui Buizel ci lascerà molto eroicamente. Capita, d'altronde, quando sfidi l'Hippowdon di uno dei Super 4. Ma andiamo a Torterra. Questa è la vera sfida. Torterra contro Hippowdon. Foglia lama. Ah cacchio, è vero che ha Farfang, sta merda. E mi ha pure fatto flinciare. Ok, foglie lama. Purtroppo ci ha diminuito l'attacco con la scottatura. Quindi un po' ce lo prendiamo in quel posto. Molto forte Hippowdon. Fortunatamente il Quick Claw ci permette di attaccare per primi. Però moriamo comunque. Anche Torterra deve soccombere di fronte alla furia di Hippowdon. A questo punto toccherà Staraptor con il tattico attacco rapido. Finire la sfida. Tac. E prendersi questi succosi punti esperienza. Capisci cosa intendo? Intanto dammi 18.200 poche dollari che non fanno mai male. Dopo tutto, in generale, ti sei comportato bene. Non dimenticarti di prestare attenzione a tutto, comunque. Non sai mai cosa potresti mancare. Ok, cara
Terry. Qui dentro, ora, come vedete, possiamo sfidare un bel po' di allenatori. Questo è l'equivalente. Non volevo andare nel box, scusatemi, volevo andare a curarmi Pokémon. Perché andare a sfidare tutti questi allenatori senza Torterra non è proprio il massimo. Per Weasel posso farne a meno, ma Torterra. Allora, possiamo sfidare un botto di allenatori lì. E quello è una sorta di equivalente del Grand Festival di Hoenn, ok? Iniziamo a sfidare tutti questi allenatori, avranno dei Pokémon parecchio forti. Direi di mandare davanti Infernape. E usare il più possibile Staraptor quando possibile, ok? Quindi mettiamolo direttamente come secondo. Vai. No time like the present. Let's get some practice in, ok? Ah, ho sbagliato a mandare Infernape, mi sa. Ho leggermente sbagliato, mandiamo Pikachu. Contro Empoleon. Che Fair for Becco, fortunatamente lo reggiamo tantissimo e in più lo paralizziamo. Buono. Andiamo di Thunder Punch, facciamo sentire il pugno su questo pollo. Idrocannone, az! Az! A questo punto mandiamo Staraptor, che come vi dicevo lo uso appena possibile. E andiamo di Brave Bird. Ecco fatto. Un bel po' di punti esperienza per Staraptor. Poi Floatzel. Mandiamo Torterra. Pikachu può anche rimanere morto, non è un problema. Anche perché ho intenzione di usarlo davvero poco. Andiamo di Razor Leaf. Oh, Razor Wind ci avrebbe fatto parecchio male. Fortunatamente l'abbiamo tirato giù in un colpo. Alakazam, lasciamo Torterra. Sperando di attaccare per primi con il Quick Claw. Ah, peccato. Però crepa comunque la Kazam. Buono. Livello 54 per Torterra. Breloom. Oh, assolutamente. Staraptor. Contro Breloom andremo di volo e lo one-shotteremo. Come vedete, queste sono sfide comunque ardue. D'altronde siamo in endgame, signori, per quanto riguarda la regione di Sinnoh. Siamo alla fine. Quindi è anche giusto che ci siano sfide parecchio, parecchio ardue. Niente di trascendentale, per carità. Sfide parecchio ardue nel limite di questa ROM. Non stiamo parlando di cose alla Pokémon, come si chiamava, Dark Rising o Radical Red o queste cose qui che sono ovviamente fatte apposta per essere molto, molto difficili. Andiamo con la seconda allenatrice. E tu sei Ursula. Vai, mi sembra che sia una rivale di Lucinda. Andiamo di Earthquake. Ah, ha messo la Sandstorm lui, ok. Il buon Gabite. E usa Fossa. Ok, qui devo sostituire il Pokémon. E sapete chi mando? Faccio lo stronzetto. Mando Gliscor che è di tipo volante, quindi non può essere colpito da dalla tempesta, ma è anche di tipo terra, quindi non viene colpito dalla tempesta. Sì, non può essere colpito da fossa, nel primo caso. Non dalla tempesta, che è di tipo volante. Ok, Glasco livello 54. Weasel al 55, continua a salire di livello. Jigglypuff? Davvero? Lasciamo Gliscor. E andiamo di Exissor. Ah, non è molto efficace? What? Allora andiamo di acrobazia. Addio, Jigglypuff. Poi Flireon. Mandiamo di nuovo Gliscor. E andiamo con Terremoto. Addio, Flireon. È stato un piacere. Poi vediamo un po' chi manda. Vaporeon. Contro Vaporeon manderei felicemente Torterra. Con un bel Fogliolama, anche se sicuramente avrà geloraggio Vaporeon, ne sono sicuro. O comunque un attacco di tipo ghiaccio. Eccolo, missa ovviamente. Ok, no, ci usa Shadow Ball, che comunque fa malissimo, era pure un colpo critico, va bene. E noi gli abbiamo risposto con un colpo critico, quindi tutto è bene quel che finisce bene. Plazol. Mandiamo Infernape. E penso che un terremoto di Infernape possa bastare a one-shottare un Plazol. Vediamo. Buono.
Molto buono. Minun, stessa cosa. Vale lo stesso discorso, terremoto. Buonissimo. Livello 53 per Infernape. Weasel non si può evolvere. E dato che mi ha fatto prendere un bel po' di punti esperienza Weasel, direi che possiamo anche togliergli il condivido esperienza per ora. Ecco fatto. Take. Ne ha presi abbastanza. Sfidiamo questo allenatore. Ah, Glacial, è un piacere incontrarti di nuovo. Forse abbiamo tempo per una battaglia veloce? E tu chi saresti? Vediamo. Nando. Ma lo conoscete voi Nando? Io sinceramente non ricordo chi sia. Roserade. Dobbiamo ancora ottenerlo, Roserade, come Pokémon. Andiamo di ruota a fuoco. Molto bello Roserade, tra l'altro. Lopunny. Lasciamo Infernape. E andiamo di Brick Break. Poi Sunflora. Lasciamo Infernape. Niente, questo ha tutti i Pokémon che possono essere disintegrati da Infernape. Manco a farlo apposta, il povero Nando. Cricketot. Sì, tutti. Tutti proprio. Ok, usa pazienza, ma non penso che potrà resistere a ruota fuoco in faccia da parte di Infernape. Cricketune. Altro ruota fuoco. Livello 54 per Infernape. E Altaria, ecco l'unico Pokémon che Infernape non può effettivamente tirare giù. Contro Altaria proveremo ad andare Staraptor, sapete? Proviamo a vedere come se la cava Staraptor. Non penso che sia una lotta molto adatta a lui, però vediamo. Intanto diminuisce l'attacco, e questa è una cosa buona. Poi andrei di volo per guadagnare un turno, vedere che mossa fa. Ah, Perish Song, davvero? Ok. Ancora Perish Song. Beh, allora andiamo di Brave Bird e concludiamo qui la pratica. Perfetto. E abbiamo battuto anche Nando. Wish me luck in the contest, augurami buona fortuna nella gara. I will hopefully see you at the Sinnoh League. Spero di incontrarti alla Lega di Sinnoh, ovviamente, caro Nando. Ed andiamo a sfidare anche lei. Ma che bello vederti ancora. E tu chi saresti, scusami? Zoe. Ah, Zoe sì, me la ricordo, assolutamente. Oddio, spero di non essermi confuso con qualcun altro in realtà, però mi sembra di ricordare una Zoe. O una Zoe. Pronunciatela un po' come volete. Contro Gastrodon andrei di Torterra. Eccolo qui e andiamo di Razor Leaf. Perfetto. Leafeon. Tocca a te Staraptor, tutto tuo. E con Leafeon immagino che salga anche a livello 53. Vai, fly. Ah, non è morto, davvero? Complimenti, Leafeon, per la difesa. Andiamo di attacco rapido. Dovrebbe bastare. Ed ecco il livello 53 per Staraptor. Miss Magius? Miss Magius dovrebbe essere Spettro, se non sbaglio. Spettro, quindi si becca Torterra con Sgranocchio, se non sbaglio. Faccio sempre un po' di confusione tra le super efficace di Spettro, Buio Psico. Vediamo se appunto posso colpirla. No, abbiamo missato l'attacco. Abbiamo missato di nuovo. Continuiamo a missare, ma che è? Perché fa doppio team sta merda, vero? Per quello? Oh, finalmente, ok, super efficace, buono. Quello che doveva accadere nel primo turno della lotta, che si è protratta invece per 4 turni completamente a caso. Lumineon! Lumineon, lasciamo Torterra. Bellissimo Lumineon come Pokémon. E andiamo di Razor Leaf. Ah, Silverwind, fortunatamente non ci ha shottati. Bellissimo, ma anche abbastanza debole. Lumineon. Ed infine Gallade. Tipo lotta. Lotta psico, se non sbaglio. Quindi andrei di volo. Intanto gli diminuiamo l'attacco, cosa buona e giusta. E andiamo di volo.
Ok, lui si aumenta l'attacco, mannaggia. Però super efficace e addio. Perfetto. You gave it your all and then some. Hai dato di tutto e di più, mi sa. Vuole dire questo. Parliamo con Lucinda. Oh, sei arrivato per augurarmi buona fortuna? Non ne ho bisogno, non preoccuparti. Ho questo nella borsa. You should focus on your gym battle. Dovresti concentrarti sulle tue battaglie in palestra. Dov'è? È giusto a Sunnyshore City da Arenipoli? Ci incontreremo là. E ti dirò cosa è successo qui. Ok, quindi non possiamo ancora sfidare Lucinda. Però abbiamo sfidato tutti questi allenatori, ci siamo fatti un bel po' di livelli. E a questo punto siamo pronti per volare di nuovo ad Arenipoli. Darci una bella curata ai Pokémon. Eccoci qui. Metterci davanti Gliscor. E andare a fare l'ultima sfida con il capo palestra, Corrado. Il che vuol dire anche l'ultima sfida, che tra l'altro non è di qui ma da questa parte, che vuol dire anche l'ultima sfida contro un qualsiasi capo palestra qui a Sinnoh, perché questa è l'ultima palestra appunto di Sinnoh. Dai, ora si può entrare, è stato tutto risolto. E si va. Si va contro Corrado. Grazie per esserti occupato degli intrusi. I know it took some time to fix the gym. Oh, so che ci è voluto un po' di tempo per sistemare la palestra, ma ritorniamo alla nostra battaglia. Andiamo con Gliscor, Torterra e Infernape. Vai. E questa volta è una sfida 3 contro 3 effettiva. Iniziamo contro Electivire. Vai, terremoto. Addio, Electivire. Beh, siamo di livello un po' troppo alto per questo povero Corrado, eh. Jolteon, molto veloce come Pokémon, l'ho usato nel mio Let's Play di Pokémon Blu che trovate su questo canale se volete andarvelo a vedere. Let's Play walkthrough completo di Pokémon Blu fatto proprio di recente, che se funge anche da retrospettiva e da semi blindrun perché io Pokémon Blu non l'avevo mai giocato, pur avendo giocato ovviamente i remake. Ok, si è mangiato la bacca cedro. E andiamo di Earthquake. Battaglia molto semplice, come si conferma le sfide contro il capo palestra in questo gioco. Non sono più troppo sfidanti in realtà. Vorremmo imparare Ghigliottina, che è quella mossa che fa KO in un colpo, se non sbaglio. Sì, è al 30% di precisione. Queste mosse a me non piacciono, non le uso mai. E infatti non gliele faccio imparare. Amazing, fantastico, sei davvero così forte. E ti sei guadagnato la medaglia Faro. Eccola qua. E anche questa MT, Wild Charge, a powerful electrical tackle that causes recoil, dovrebbe essere forse, non dovrebbe essere Locomovolt questo, giusto? Perché anche all'inizio di questa serie mi avevate corretto con Wild Charge e Locomovolt perché avevo insegnato a Pikachu. Ma adesso vai a vedere dov'è, non mi ricordo qual era il numero. Andiamo a vedere, eh. Wild Charge, eccola qua. Apriamola, diamo un'occhiata. Ovviamente Pikachu la può imparare. E forse questa è Locomovolt, no? Forse no. Questa non è Locomovolt. Tra l'altro volendo gliela potremmo insegnare al posto di Thunder Punch. Praticamente 15 PP in più. Però si danneggia da solo, quindi non è al massimo. Cioè ha danno da contraccolpo. Per adesso lasciamola lì, tanto è un MT, quindi quando vogliamo ora possiamo insegnargliela. Grazie Faulkner. I'm going to stay a gym leader for a while. Resterò un capo palestra per un po' di tempo. Grazie per avermi mostrato che allenatori forti ci siano là fuori. Grazie a te, caro Corrado, per l'ultima medaglia di Sinnoh. A questo punto noi possiamo uscire dalla palestra. Abbiamo già visto dov'è la barca che ci porterebbe alla Lega di Sinnoh, no? È proprio qui ad Arenipoli. Ma prima andiamo a darci una curata ulteriore Pokémon perché questo video finisce qui. Nel prossimo andremo a fare delle cose extra prima della Lega Pokémon. Sapete, no? Quando dico cose extra spesso voglio dire
altri leggendari. Quindi vi mostrerò dove poter prendere altri leggendari di Sinnoh e altre cosine interessanti da poter fare, qualche sfida extra, qualche cosa. Quindi io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se lo avete gradito, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!